c'è un investimento che la Segreteria di Stato Vaticana ha effettuato con i soldi delle donazioni dei fedeli ed è rimasto fino ad oggi inedito. Si tratta di un fondo altamente speculativo che scommetteva sull'arrivo di una catastrofe, di una guerra o di una pandemia. Un hedge fund in cui la Segreteria di Stato ha messo i soldi tramite un broker che da Lugano ha gestito per anni quasi un quarto del tesoro vaticano. Era un investimento, avrebbe reso tanto se fosse accaduto qualcosa, diciamo, di catastrofico. E abbiamo investito in un fondo della Invesco che prevedeva proprio dei rischi ambientali, di guerra, non pensavamo mai a una pandemia. E abbiamo investito circa l'8% del patrimonio del fondo, circa 4 milioni, proprio in uno strumento di questo genere. E credo che veramente sia stata veramente un'ottima strategia. Perché poi scoppiò, ahimè, purtroppo, la pandemia e questo fondo cominciò a salire tantissimo. Il fondo GeoRisk era gestito dalla banca d'affari Morgan Stanley. Garantiva profitti altissimi in caso di crisi geopolitiche o pandemiche, grazie alla speculazione sulle valute internazionali. E infatti, con l'esplosione del coronavirus, i rendimenti del fondo sono schizzati alle stelle, molto più in alto di quanto avesse previsto Morgan Stanley, che infatti, dopo i primi mesi di pandemia, ha dovuto chiuderlo. Dovranno rispondere di questo, perché nel febbraio, quando scoppiò la pandemia, il fondo fece un salto. Era arrivato a quanto? Aveva fatto quasi il 20% in un giorno. Tenga presente che il periodo successivo sarebbe stato un rendimento, ma non dico che avrebbe triplicato il valore, ma almeno raddoppiato. Un investimento sulla pandemia, ecco, è quanto ci ha confessato un broker che è stato per anni l'angelo custode di parte del tesoro vaticano. Enrico Crasso ci ha detto che nel 2018 ha avuto mandato di investire a titolo di assicurazione sul portafoglio 4,3 milioni di euro della Segreteria di Stato Vaticana sul fondo GeoRisk. Ecco, il responsabile degli investimenti è il cardinale Angelo Becciu. Per il suo potere veniva anche nominato sottovoce il Papa italiano. Angelo Becciu è stato anche a capo di un fondo particolare. Dal 2011 al 2018 ha gestito la cassaforte dell'Obolo di San Pietro, cioè quel posto dove confluivano le decine di milioni di euro delle donazioni che i fedeli facevano direttamente al Papa. Dopo alcune anomalie che sono emerse intorno al 2018, Papa Bergoglio sposta il cardinale Becciu e lo mette a capo della congregazione delle cause dei santi, viene nominato prefetto. È un'istituzione che Papa Bergoglio vuole riformare perché in alcuni casi i processi di canonizzazione avevano raggiunto delle cifre scandalose, che aveva messo anche un tetto ai compensi dei postulatori, cioè di quelle persone che seguono la causa di canonizzazione, che avevano anche degli stipendi molto alti. Nonostante il pugno di ferro di Bergoglio, però, intorno ai processi di canonizzazione si muovono interessi e personaggi oscuri e la fabbrica dei santi continua ad essere la fabbrica dei veleni. In questi anni si stava svolgendo il processo di beatificazione di Aldo Moro, lo statista ucciso dalle BR. Il centro studi Aldo Moro aveva affidato la pratica al postulatore Nicola Giampaolo, stava andando tutto liscio quando all'improvviso qualcosa si inceppa, ecco, e in beffa al proverbio qualcuno ha cominciato a giocare con i santi, il nostro Giorgio Mottola. Un tempo per raggiungere la santità era sufficiente che la grazia divina discendesse a rischiarare il cammino del futuro santo, facendo della sua vita un simbolo del messaggio evangelico. Per questo santi e beati erano molto rari. Dal 1600 al 1978, nella storia della Chiesa sono stati riconosciuti poco più di 300 santi. Poi è arrivato Karol Wojtyła e in meno di 25 anni il numero dei santi della Chiesa Cattolica arriva quasi a triplicarsi.
Durante il pontificato di Giovanni Paolo II vengono infatti proclamati ben 482 nuovi santi e 1341 nuovi beati. È con Wojtyla che la congregazione diventa una vera e propria fabbrica di santi, insomma. I meccanismi sono saltati durante il pontificato di Giovanni Paolo II, il quale ha trasformato i santi da, se si può dire con una certa irriverenza, da beni molto durevoli, se non eterni, in beni a rapidissimo consumo. Per decidere chi ha diritto al titolo di santo o di beato, la Chiesa istruisce un vero e proprio processo. Prove di miracoli, racconti di martiri e testimonianze di fede eccezionale vengono giudicati qui, in questo tribunale speciale del Vaticano che sorge di fronte alla Basilica di San Pietro, la congregazione delle cause dei santi. A me capitò di collaborare alla causa di beatificazione di Papa Giovanni XXIII e mi fece sempre molto ridere il fatto che il segretario generale di allora, un domenicano austriaco, il padre Ambrosius Hetzer, la prima volta che mi ricevetti in congregazione mi dice: venga nella madre di tutte le tangenti. Padre Hetzer definiva la congregazione la madre di tutte le tangenti. Sì. Dai documenti interni della congregazione, pubblicati dai giornalisti Nuzzi e Fittipaldi, è emerso che il costo di alcune cause, come quella del beato Antonio Rosmini, è arrivato a sfiorare il milione di euro. Ed è cresciuto anche il compenso dei postulatori, vale a dire gli avvocati difensori che rappresentano il candidato alla santità in congregazione. Insomma, per diventare santi, oggi i miracoli potrebbero non bastare. Serve innanzitutto un buon postulatore. No, non bastano i miracoli. C'è anche il fattore economico? Ah, il fattore economico, molti sì. Abbiamo uno staff di persone che lavorano seriamente, teologi, storici. Per quanto riguarda il riconoscimento del miracolo, bisogna mettere su anche la commissione medica. Dicono che anche le parcelle dei postulatori siano molto salate. Tutti dicono così, ahimè, non so perché. Ci sono parcelle particolari. Poi ognuno, caro dottor Mottola, ognuno deve rispondere a nostro Signore un domani, prima o poi. Nicola Giampaolo è un postulatore di professione. Da anni sta portando avanti la causa di beatificazione di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse dopo 55 giorni di prigionia. Per salvarlo Paolo VI si spese in prima persona. O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio. Nel 2012 Aldo Moro è stato proclamato servo di Dio, primo passo per diventare beato. La causa sembrava viaggiare spedita, ma poi è arrivata un'improvvisa battuta d'arresto. Ahimè, la causa è stata momentaneamente sospesa. Però perché vedevo forte pressione dall'esterno verso la causa e nello stesso tempo era a rischio gli interessi supremi della Chiesa. La beatificazione di Moro si complica nel 2018 con la comparsa di un secondo postulatore. Si tratta di Gianni Festa, un frate domenicano che spunta fuori dopo che i promotori della causa di Moro revocano a Giampaolo l'incarico. A un certo punto nasce quasi una faida per chi deve beatificare Moro. Sì, probabilmente c'erano troppi interessi dietro un processo di beatificazione e canonizzazione. Intendo questioni, soldi. Avevo sentito anche di interessi da parte in trufolamenti della Banca Popolare di Bari. Si sarebbe costituita una fondazione per poi maneggiare probabilmente un bel po' di soldi. I
I soldi sarebbero quelli raccolti dai comitati che si costituiscono per coprire le spese del processo in congregazione. Più noto il candidato, maggiore la generosità dei fedeli nelle donazioni. Per questo interviene la figlia di Aldo Moro, l'ex senatrice Maria Fida. Con una lettera a Papa Francesco indica Giampaolo come postulatore ufficiale della famiglia e chiede alla congregazione di interrompere la beatificazione di Moro, denunciando infiltrazioni anomale e ributtanti. C'è un limite a tutto, anche alla cattiveria. Se delle persone cattive vogliono guadagnare, non sull'agonia di una persona buona, gentile, amorevole. Ma questo secondo postulatore l'ha mai contattata? No, mai ipotizzo io che questo sia stato proprio turlupinato. Direi che lui era anche forse in buona fede, tant'è vero che si è dimesso. E dopo la lettera di Maria Fida Moro, il secondo postulatore Gianni Festa si dimette, ma i problemi rimangono. La causa di beatificazione di Aldo Moro, infatti, in congregazione non sembra decollare. C'era una ragione precisa. Un alto funzionario della congregazione ha chiesto al postulatore Giampaolo un contributo per velocizzare la pratica. Un contributo? Cioè una mazzetta? Sì, per oliare gli ingranaggi della congregazione e far filare liscia la pratica di Moro. A quanto ammonterebbe questo contributo che è stato chiesto a Giampaolo? A quanto ho sentito, 80.000 euro. Le è mai arrivata qualche richiesta, diciamo, economica per velocizzare i processi di cui lei... No, non ho mai trovato disonesti. Sappiamo che sarebbe arrivata una richiesta economica precisa nei suoi confronti. Per quale? Per la causa di beatificazione di Aldo Moro, per velocizzarla. Lei sa molto, probabilmente. Corrisponde al vero che le è arrivata una richiesta economica? Per questo ho detto andiamo avanti. Quanti soldi le sono stati chiesti di pagare? Non l'avrei mai fatto. C'è stata detta come cifra 80.000 euro. È corretta? Se le dico, è avvenuta. La richiesta della tangente sulla causa di Moro sarebbe avvenuta nel giugno del 2018, periodo in cui capo della congregazione era stato da poco nominato il cardinale Giovanni Angelo Becciu. La richiesta veniva... A nome di Becciu, sì. Ah, a nome di Becciu è stata fatta questa richiesta. Il postulatore non ci rivela il nome di chi gli ha chiesto gli 80.000 euro, spendendo in modo probabilmente illegittimo il nome del cardinale Becciu. Ma dopo l'intervista scopriamo che Nicola Giampaolo ha presentato una denuncia al Papa in congregazione, dove comparirebbe anche il nome del presunto concussore. Da chi è arrivata questa richiesta? Dicono che sia un alto funzionario della congregazione, un prelato. Un prelato, quindi un prete? Come si chiama? Bogoslav Turek. Sono tornato a trovarla. Da queste parti, a me? Sì. Perché l'altra volta l'intervista era stato un po' reticente, ma ha detto... Non ti ho detto il nulla. Il peccato, ma non il peccatore. No. Chi è la persona che ha chiesto questi 80.000 euro? Sì, un importante ufficiale. Un nome che ci è stato fatto è quello di Bogoslav Turek, il sottosegretario della Congregazione per le Cause dei Santi. È informatissimo, più informato di me. È lui il soggetto che le ha chiesto di pagare questi 80.000 euro per accelerare la causa di Aldo Moro? Diciamo di sì. Bogoslav Turek, prete di origini polacche, è sottosegretario della Congregazione delle Cause dei Santi. È l'uomo incaricato di valutare i miracoli dei candidati alla santità. Ci hanno detto che avrebbe chiesto dei soldi per velocizzare la pratica di beatificazione di Aldo Moro. No, assolutamente no, no, a parte che da noi non esiste la causa di Aldo Moro in congregazione. Però era cominciato il percorso, Aldo Moro è già servo di Dio. No, assolutamente. Poi, guardi, nemmeno un momento delle domande del genere. Perché Giampaolo dice che lei gli avrebbe chiesto 80.000 euro per velocizzare la pratica di... No, è una calunnia. Perché l'accusa è molto precisa, cioè sarebbe avvenuto nella primavera del 2018. No, guardi, io a lei non devo dire niente e non ho niente da dire. Anche altri postulatori avrebbero fatto segnalazioni ufficiali su comportamenti scorretti tenuti da Turek. Questa voce secondo cui Turek chiede dei soldi per velocizzare le pratiche è una voce che ha sentito anche lei o no? Sì, che l'ho sentito. Sì.
Lei ha scritto una lettera alla congregazione di cui fa parte Turek, è così, segnalando dei comportamenti scorretti. E in una di queste ha fatto riferimento anche a questo giro di soldi? Ci stanno alcune cose che non devono andare. È capitato anche a lei che Turek abbia fatto la richiesta? Dica la verità. Io non lo affermo. Però perché mi fa l'omertoso? Perché ancora non ho parlato con i miei capi. I capi a cui si riferisce il postulatore sono quelli della Congregazione delle Cause dei Santi, che fino allo scorso anno era guidata dal cardinale Becciu. Becciu era a conoscenza di queste distorsioni? Non poteva conoscere. Segui quelli che stanno indagando su Becciu. Becciu è una scatola di Pandora. Ed è proprio il cardinale Becciu a rispondere per primo alla lettera della figlia di Aldo Moro in cui denunciava le torbide manovre intorno alla beatificazione del padre. Mi ha risposto veramente, è la lettera più volgare e violenta che io abbia ricevuto. Alla sua lettera Becciu risponde con una... Come se io fossi pazza, pazza, paranoica... Invece, da Papa Francesco, arriva un invito ufficiale per un incontro che si tiene a porte chiuse in Vaticano. È la prima volta che io mi sono sentita amata. Che cosa le ha detto il Papa? La cosa che mi ha colpito è che lui si era studiato per tutti questi mesi queste cose. Io cominciavo una frase e lui la finiva, quindi aveva effettivamente... sapeva tutto. Ma lei al Papa ha parlato di questa lettera che le ha scritto Becciu? Sì, gli ho detto, non le ho portato la lettera di questo signore per non amareggiarla, la verità. E lui mi ha guardato con aria contrita e mi ha detto: mi sembra che sia stato punito debitamente. Ieri fino alle 6:02 mi sentivo amico del Papa, fedele esecutore del Papa, e poi, ecco, il Papa, parlando, mi dice che non ha più fiducia in me. Mi ha detto che accettava dimissioni da prefetto della Congregazione dei Santi, poi mi chiedeva di rinunciare ai privilegi da cardinale. Nella storia della Chiesa è molto raro che un Papa chieda a un suo cardinale di dimettersi, e in questo caso Papa Francesco lo ha fatto con un cardinale d'eccezione, Giovanni Angelo Becciu, uno degli uomini più potenti e influenti della Curia Romana. Per 8 anni è stato infatti sostituto della Segreteria di Stato, al terzo posto nelle gerarchie vaticane dopo il Papa e il Segretario di Stato. È qualcosa di più, non è esattamente un numero 3, è il trattino fra l'1 e il 2, è quello che garantisce il rapporto fra il Papa e la macchina, per cui in un certo senso è un pari grado del Segretario di Stato, qualche volta più importante del Segretario di Stato stesso. Il cardinale Becciu ha gestito i dossier politici più delicati e anche quelli finanziari. In segreteria di Stato rispondeva a lui un ufficio molto riservato, da sempre avvolto nel mistero. È la cosiddetta Banca del Papa, la cassaforte che gestisce l'obolo di San Pietro, vale a dire le decine di milioni di euro di donazioni offerte dai fedeli di tutto il mondo direttamente al Papa. Una montagna di soldi su cui, secondo i magistrati vaticani, negli ultimi anni si sarebbero consumate truffe, ricatti e corruzioni. È passato quello che è passato. Uno scandalo. E hanno fatto cose che non sembrano pulite.